Qua parliamo di manifestazioni che estemporanee e non autorizzate, quindi non c'è il protocollo che tenga per far fronte a iniziative di questo tipo. Le regole ci sono e vanno rispettate. Dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nella sede della Prefettura di Venezia, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese lancia un segnale chiaro sulle manifestazioni non autorizzate dei Novax previste in questi giorni. Le manifestazioni che devono essere autorizzate anche per gestire delle piazze che possono creare problemi di ordine pubblico se poi non arrivano tanti manifestanti senza preavviso. È ovvio che poi in quel caso, che è successo in questi giorni, vengono identificati e vengono denunciati. Proprio in tema Green Pass, il Ministro ha annunciato un rafforzamento dei controlli specie negli aeroporti, tenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza. Più in generale, assieme al prefetto Zappalorto, ai vertici delle forze dell'ordine e al sindaco presente in videocollegamento, Lamorgese ha effettuato un excursus a 360 gradi sui tanti temi cittadini, dal completamento dei lavori del MOSE al decreto che vieta le grandi navi a Venezia, fino ai problemi della CTV. Ma in primo piano rimane la sicurezza, a partire dal rischio di possibili accaparramenti della mafia sui ristori e sui fondi del PNRR. Le mafie si adattano molto facilmente a quelle che sono le nuove situazioni, lo dicevamo anche con i procuratori che erano presenti al comitato, perché le mafie non sono più quelle di una volta, sono delle mafie di seconda e terza generazione. Su Via Piave, nervo scoperto della sicurezza a Mestre, è in atto un giro di vite con controlli in strutture ed edifici abbandonati, mentre a Jesolo è stato rinforzato il presidio di forze dell'ordine dopo i recenti casi di movida violenta.